Tutti quanti ci dicono che quest'anno è un Natale diverso da quello degli altri anni, perché le circostanze in cui noi viviamo sono eccezionali, difficili, pericolose, terribili certe volte. E le costrizioni in cui siamo comandati di limitare la nostra vita in questi giorni rendono diversa la situazione che viviamo. Però la Chiesa non cambia niente, perché Natale per la Chiesa è lo stesso di tutti gli anni. Le parole che diciamo nel Vangelo, che diciamo nella liturgia, non sono cambiate più niente. Allora, questa circostanza di eccezionale situazione che viviamo ci obbliga a fare una riflessione. Se il Natale è diverso, vuol dire che quello che noi vivevamo prima normalmente era sbagliato, o era deformato, o era ridotto, o era stravolto rispetto al suo significato vero. Per cui, ecco, dobbiamo approfittare di questa situazione per volgerla in meglio, perché il Signore non ci manda niente per castigarci, ci manda per correggerci. Allora prendiamo questa situazione, prendiamo proprio in questa direzione, il Signore ci vuole correggere e dice: guarda che non hai capito ancora, non hai capito. Allora come riprenderci in questo momento storico così di complesso e difficile in cui viviamo? C'è stato un dialogo tra Dio e l'umanità che ci è sempre impressionato quando abbiamo sentito raccontare per la prima volta. E quel dialogo che il Signore ha fatto, lo racconta il libro della Genesi, del capitolo 6, che Dio, guardando l'umanità, si è pentito di aver fatto l'uomo. Leggo: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò il cuore suo. Il Signore disse: sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame, i rettili, gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Noè trovò grazia agli occhi di Dio. Questa è la storia di Noè. Non era un uomo giusto, integro, lotesso e contemporaneo, e camminava con Dio. Noè generò tre figli, eccetera. Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco che si era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Se queste parole le rivolgiamo al nostro oggi e leggiamo com'è la vita del mondo, quello che dicono i giornali, la politica, gli incontri, le guerre, non è che sia diversa. E allora vediamo come sempre c'è stato il male sulla terra, più o meno proclamato, più o meno evidente, ma il male c'è stato. E allora ecco che abbiamo sentito nel brano del Vangelo che in un certo punto della storia, qui detto addirittura indicando tutte le persone importanti della politica che in quel tempo c'erano, quando Giovanni Battista nel deserto percepì il messaggio che lo faceva il profeta. Nell'anno decimoquinto di Imperio, di Berio Chiesa, venendo da Ponzio Pilato, eccetera, 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 la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Allora anche qui Dio, la sua parola, si rivolge all'umanità. E a Giovanni nel deserto Dio dice: di che si convertano, che si accorgano che c'è qualcosa che non hanno visto, di cui non si sono resi conto, perché devono cambiare qualche cosa per il perdono dei peccati. I peccati ci sono, il perdono dei peccati è qualcosa che solo Dio può fare. Allora, preparata la via del Signore, va addezzato i suoi piedi, ogni burrone si è riempito, ogni monte, ogni colle si è abbassato. I passi tortuosi siano diritti, i luoghi impervi sperati, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Ecco, San Paolo, dall'epistola che abbiamo sentito, dice di essere investito da questo compito. Dice:
dice, non importa niente quello che vuoi pensare, ma io però ho una cosa da dirti che non posso tacere. Io sono incaricato di essere ministro dei misteri di Dio. Fratelli, che Dio non ci consideri come ministri di Cristo, è amministratori dei misteri di Dio. Misteri di Dio? Quali misteri di Dio? È ancora quel Dio arrabbiato che nella Genesi dice che ha voluto distruggere l'umanità perché si è pentito e aver fatto un uomo che si è corrotto? O invece è un'altra situazione. Ecco, allora, questa quarta domenica di Avvento, la Chiesa ci propone di guardare a Nazareth, dove c'è Maria, che sta contemplando i misteri di Dio, e nel sesto mese della sua, di sua cugina che era diventata madre, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio nella città della Galilea chiamata Nazareth ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Ecco, allora qui c'è un intervento di nuovo da parte del cielo sulla terra. Ma questo qui è un rapporto completamente diverso da quello che prima abbiamo sentito. Infatti l'angelo, voglio che sia Maria, gli dice: rallegrati, ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Rallegrati, grazia. Poi dice più avanti: non temere. Allora vuol dire che lo sguardo di Dio sull'umanità, che è sempre piena di peccato, che è sempre corrotta, che è sempre deviata, non è uno che vuole castigare, che vuole potersi di quello che ha fatto, ma invece vuole intervenire in un altro modo impensato e impensabile. Rallegrati, sei pieno di grazia, non temere. Dio vuole ricominciare tutto da capo. Come farà per cominciare tutto da capo? Avrai un figlio che sarà grande, sarà chiamato figlio di Dio, e questo qui regnerà come discendente di Davide, e il suo regno non avrà fine. Fratelli, questo è l'inizio del Natale. Questo evento non misurabile con la nostra categoria umana, ma che introduce dentro l'umano, dentro la storia, dentro il nostro oggi, un elemento che nessuno lo tiene presente trattando dei nostri problemi. Questo qui è un discorso che si fa fare al prete, alle suore, a voi che siete qui ancora con un po' di fede, con la fede che siete grandi che è, e volete attaccarmi a queste parole, ma fuori di qui è tutt'altro che domina. Ecco, allora il peccato nostro è questo qui, che noi trascuriamo di prendere sul serio quello che Dio ha compiuto nei nostri riguardi. Allora, siamo a pochi giorni da Natale. Cosa dobbiamo fare noi per poter non perdere questa grazia, questa occasione che vuole cambiare la nostra vita? Ma ci sono i valori del Natale, la famiglia, gli amici, adesso non possiamo neanche trovarci, non possiamo farci le mani, dobbiamo ridurre le spese perché non abbiamo più soldi, tutto quello che volete. Questi qua sono gli aspetti mondani, marginali, non dico che siano senza senso, ma quello che si è perduto è il valore massimo che è la vita. Noi siamo vivi, tanti muoiono in questi giorni, noi siamo vivi e la vita è in pericolo. Ecco, Dio viene a toccare questo tema della nostra esistenza, la tua vita, non dell'umanità probabilmente presa, ma la vita di ogni essere umano. Allora noi dobbiamo cercare di difendere uno spazio di silenzio nella nostra vita in questi giorni, lottando contro tutte le distrazioni, e metterci davanti a questa notizia che è il Natale, e metterci dentro il dialogo che Maria compie e che Maria ascolta davanti a Dio, che Dio parla a Maria, ma parlando a Maria parla all'umanità. Maria ci rappresenta tutti nell'ascoltare la parola dell'angelo. E una volta che anche lei è stata turbata da questo saluto inaspettato, vuole capire come accadrà questo mistero di Dio. E l'angelo gli dice: guarda che Dio è Dio.
niente è impossibile in Dio. Il resto viene dopo, e il compito affidato a Maria non sarà una passeggiata allegra. Lei dice: si faccia di me secondo le tue parole, ma forse non pensava quale parola entrava nella sua vita e quale avventura, quale tragedia toccava il suo vivere di mamma, di sposa, di donna. Maria dice sì. Ecco, anche noi davanti alle domande che ci facciamo sulle vite, dobbiamo metterci nei panni di Maria e dire: ma sai, Dio che viene a me, Dio che mi parla, Dio che mi interpella, Dio che mi scuote anche quelle cose che non vorrei. Devo prendere sul serio questo Dio. Perché lui viene a noi, non viene per spaventarci, per dire: io sono stufo, io mi vendico, ma viene come un bambino che è presente e che tace, che desta solo tenerezza, di cui nessuno ha paura, ma che ci si ferma a guardarlo, a contemplare i suoi guai. Ecco, allora fermiamoci anche noi in questi giorni a vedere come dietro tutte le manifestazioni anche mondane, anche distraenti, anche consumistiche del Natale, che ci sono tante luci, tanti colori, tante cose anche belle a guardarsi, vedere cosa c'è dietro. La meglio sarà dopo il canto del Vespro in cattedrale. Sono uscito in piazza dei signori, in piazza dell'Erba, ho visto queste luminarie meravigliose, però mancava il riferimento a Gesù. C'erano astri, stelle, Galileo, tutto quello che volete, ma non c'era nessuna parola, almeno non ne sono accorto, che dicesse la ragione per cui facciamo queste cose. E allora che serve? È uno spettacolo che ci distrae del nostro dolore, ma non ci aggiunge niente di distanza alla nostra vita. E questo qua, l'illuminazione che il Comune ha ottenuto per Padova, ma in tante altre cose, c'è tutto e c'è anche lui, e c'è anche la sua presenza. E invece è della sua presenza che ne abbiamo bisogno. Ma per poter cogliere la sua presenza ci vuole il coraggio di dire: quello che appare è falso, è sviante, è niente, è morte. Lui invece è colui che ti porta l'eternità e la vita. Mi piace riassumere un discorso che non si può mai finire, questo qua, quello che è il mistero di Natale con le parole di Sant'Agostino, che tante volte ho citato. Sant'Agostino dice: è giusto che facciamo grande festa per Natale, perché dice: cosa è capitato? Il grande ed eterno giorno. Del suo grande ed eterno giorno venne il nostro giorno temporaneo, così breve. Poi continua e l'ha portato poi tutto quello che Natale comporta. Ma questo pensiero del giorno, il tempo di Dio che non ha tempo, entra dentro il nostro piccolo tempo e cambia tutto. Allora, questo ce lo vogliamo con Natale.